Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. La riforma regionale sul trasporto non si tocca. D'Alessandro critica le proposte della CGIL su TUA e ribadisce nessun taglio dei servizi su Teramo e L'Aquila. Il Movimento 5 Stelle attacca il PD sulla bonifica di Piano d'Orta. La consigliera Marcozzi denuncia. I veleni continuano a penetrare nelle falde acquifere. Abruzzo Engineering. Assunzioni non in linea con la mission della società. Febbo accusa la regione e convoca in vigilanza il presidente Di Teodoro. 400.000 euro dalla regione al comune dell'Aquila per la riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna. Lo annuncia il consigliere PD Pierpaolo Pietrucci. La regione Abruzzo conferma la volontà di estrarre gas dal lago di Bomba. Questa è la denuncia di Bracco che avvisa. Si comprometterebbe la stabilità della diga. Si rischia un altro Wyoming. Una proposta di legge che permetta agli studenti superiori di adottare un monumento del loro territorio e immaginare percorsi realizzabili di valorizzazione arriva dai consiglieri di maggioranza Berardinetti e Mariani. Vediamo i servizi sugli altri avvenimenti. C'è un po' di Abruzzo nel Nobel per la Fisica 2017. A ricordarlo il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, che ha seguito la diretta della consegna del premio a fianco al direttore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia. Di Pangrazio esalta la scoperta delle onde gravitazionali, oggetto del Nobel di quest'anno, e ricorda il fondamentale ruolo dei ricercatori e docenti del GSSI che hanno firmato l'articolo che annunciava la scoperta, pubblicato sulla rivista scientifica Physical Review Letters. Questa vittoria rafforza i legami tra l'emiciclo e l'Istituto di Ricerca Aquilano, che a breve trasferirà parte dei suoi uffici nel Palazzo Ex Sigilli di proprietà del Consiglio regionale. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha partecipato a Roma alla presentazione dei progetti in favore delle regioni colpite dal sisma, finanziati con la raccolta fondi straordinaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative. All'incontro hanno partecipato i presidenti dei consigli regionali di Lazio, Marche e Umbria ed i sindaci dei comuni interessati. Beneficiari dell'importo stanziato sono tra gli altri i comuni abruzzesi di Crognaleto, in provincia di Teramo, e Campotosto, in provincia dell'Aquila. Alla distanza di un anno sono stati reperiti fondi, sono stati valutati i progetti presentati, sono stati accolti alcuni di questi progetti e oggi la conferenza stampa perché questi progetti saranno finanziati. Quindi un anno di tempo per fare tutto è un tempo molto limitato. L'Assemblea legislativa delle regioni d'Italia, anche grazie ai dirigenti e al personale che è qui in sede a Roma, riesce in un breve tempo a attivare fondi importanti per i comuni che hanno subito il grave sisma del 2016. Per l'Abruzzo i comuni che hanno presentato progetti e poi sono stati accolti sono il comune di Crognaleto ed il comune di Campotosto. L'articolo 2 della legge 24 del 2017 prevede che i difensori civici regionali possano essere nominati come garanti del diritto alla salute da parte dei singoli consigli regionali. È questa la proposta del difensore civico regionale dell'Abruzzo, Fabrizio Di Carlo, lanciata a margine di un convegno tenutosi in Piemonte la scorsa settimana, durante il quale si è discusso di abuso dei mezzi di contenzione nei luoghi di cura degli anziani. Ma quale funzioni potrebbe avere il garante della salute? Quello che potrebbe fare il difensore civico come garante del diritto alla salute potrebbero essergli anche conferiti dei poteri ispettivi, ma in genere credo che potrebbe dare una grossa mano un po' a tutto quanto il settore sanità, che come sappiamo è un settore di grandissimo interesse per la collettività e per le regioni.